Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è l'interattivo numero 129. Le energie della settimana dal 2 all'8 di maggio. È una settimana che segue quella nella quale è stato presentato il nuovo layout della Lucerna. Un layout che ha ricevuto un consenso pressoché unanime. È piaciuto veramente a tutti. Grazie, 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 grazie. Il feedback della community è importante per me. Mi aiuta a crescere, mi aiuta a migliorare e quindi mi aiuta a migliorare anche l'esperienza dell'utente, la tua esperienza sulla Lucerna di Cronos. Sappi che arriveranno altri cambiamenti, sempre volti a migliorare l'esperienza, ma ne parleremo a tempo debito. Comunque, grazie per il feedback che la community ha voluto rilasciare sul nuovo layout. Veniamo all'interattivo di oggi. È un interattivo un pochino più breve, poi ti spiegherò perché. Abbiamo le nostre tre scelte, l'Agata Blu, la prima, l'Avventurina, la seconda e infine la Corniola, la terza. Questa volta usiamo soltanto due mazzi, un mazzo di tarocchi ed uno oracolare. Per i tarocchi useremo il Secret Femminile, un mazzo molto bello e anche molto intuitivo. Per gli oracoli invece useremo l'Ancient Feminine Wisdom, sono due mazzi che ben conosci se frequenti il canale della Lucerna. Perché l'interattivo sarà più breve? Perché magari proprio mentre tu lo guarderai, Cronos starà leggendo le carte a qualcuno. Oggi è infatti il 1° maggio e nel mio paese, a Palaia, c'è una festa ben importante, conosciuta da queste parti, che praticamente mi vedrà tornare a leggere le carte. Mi piace il contatto col pubblico, sono felice, dopo questi 2 anni nella quale gli eventi erano un po' limitati, di poter tornare ad avere un'interazione diretta col pubblico. Ma ci sono alcune persone che magari sono lontane dalla Toscana o che magari non possono salire al paesello quassù oggi. Beh, rimediamo perché sabato e domenica, quindi il 7 e l'8 di maggio, Cronos ripeterà l'evento a Pisa. Ti darò poi sulla community tutte le info sul posto e sugli orari. Così potrai venire a consultare gli arcani o gli oracoli a porre le domande per sapere che cosa ti riserva il destino, oppure magari semplicemente a conoscere Cronos e dirgli «Ehi, caspita, esisti, non sei una finzione di YouTube». Sto scherzando, ovviamente. Bene, comunque ti darò poi maggiori informazioni per la data del 7 e dell'8. Direi che ho detto tutto, possiamo partire con le nostre tre varianti un po' più corte, ma non per questo meno belle. Ovviamente prima lanciamo la sigla! Variante 1, Agata Blu. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante 1 dell'Agata Blu. Come sarà la settimana dal 2 all'8 maggio? Quali saranno le energie della settimana dal 2 all'8 maggio? La Forza. La Stella, il Giudizio. Allora, qui ci sono comunicazioni inerenti a qualcosa che attendi. La Forza è un qualcosa che ci tiene vincolati. È una speranza, una forza proprio, ma anche una forza fisica. È anche quella che può essere un vincolo, quello che può essere un'amicizia, oppure la speranza di vincere un qualcosa. La speranza torna molto, in particolare per quanto riguarda quella che potrebbe essere una causa, magari, o un'avvertenza, o di primeggiare su una situazione che magari ci ha visti un attimino
dover rivedere i nostri parametri, quindi magari un lavoro che non è andato come volevamo o un'amicizia che si è chiusa. La speranza è appunto una parola chiave, forza e speranza, insieme due concetti bellissimi. La fortezza e la speranza sono due delle virtù alla fine. Quindi diciamo che è una settimana che si apre nel migliore dei modi. Alla fine della settimana c'è un giudizio, una comunicazione, una purificazione, un ritorno, un qualcosa che abbiamo sperato finalmente ci viene incontro, ci dà notizia, ci dà un segno. Può essere anche per via intuitiva prima con questa stella. Andiamo ad approfondire con i minori perché questa purificazione, questa notizia, questo sciogliersi di una situazione, vediamo come si concretizza. Il 4 di spade. Il 10 di bastoni. L'8 di bastoni. Allora, a fine settimana potrebbe esserci un piccolo spostamento. Un 8 di bastoni è una carta che parla di spostamenti. Il giudizio sono notizie, chiamate, un colloquio, un incontro con qualcuno. Stiamo attendendo da tempo questo momento, questa rivelazione, questo presentarsi magari di un'occasione nella quale forse non speriamo più. Forse quello che magari la carta ci dice è di evitare, soprattutto una forza su 4 di spade, di avere delle alterazioni di energia, magari avere un impeto iniziale, faccio qui, vado là, vado su, faccio giù, per poi lasciare dopo, rilasciare tutto. Avere quindi anche a livello energetico un'instabilità che non fa bene. O perlomeno una incostanza che non ci permette di veicolare bene le energie in quelli che sono i nostri disegni, i nostri progetti, ma anche nelle nostre relazioni. Quindi è una energia che ha necessità di cura. Stiamo mettendo tanto in una speranza, stiamo dando tanto ad un sogno, come ci dice la stella, e il costo è di un grande dispendio energetico. Ammesso che qua non si voglia risvegliare una situazione. Perché potrei leggerlo anche nel modo contrario, ovvero si fa pressione su qualcuno o qualcosa perché alla fine riesca ad andare come vogliamo noi o ad accettare di ascoltarci. La forza del resto è una carta che fa anche atti di forza, si impone su cosa? Su un silenzio, su una situazione finita o che comunque al momento non dà segni di interazione. La speranza è che, calcando la mano, si riesca ad avere una risposta dal destino come da una persona. E quindi il cercare di direzionare un evento che al momento sembra fermo. Ti ripeto, puoi associare questa lettura all'amore, al lavoro, alle amicizie. È qualcosa che dobbiamo e vogliamo portare avanti. Ma è qualcosa che al momento è fermo. Guarda, la carta della stella sta riposando. Noi per via intuitiva già sappiamo la risposta, ma in entrambi i casi ci costa molto dispendio energetico. Qual è questa purificazione finale del giudizio? Una notizia, una persona che arriva, una situazione che si sblocca, un viaggio che si fa, un incontro casuale, una telefonata. È un'interazione con una situazione che
credevamo finita e abbiamo sperato tanto perché si riaprisse. Voglio tirarci giù una carta in più perché mi sembra che meriti. Il 4 di coppe, sì, qui siamo belli saturi di un qualcosa che vogliamo sbloccare, vogliamo... Ci vedo molto quello che potrebbe essere il sentimento, però non solo, perché la forza non è necessariamente carta di sentimento qua. Posso anche vederla come la carta di una persona che vuole imporsi su una situazione, ripeto. Fatto sta che qui c'è la comunicazione, la riaprire comunicazioni o l'iniziare un processo che porterà a riaprire le comunicazioni con una situazione che, pur non essendo più nella nostra vita o magari non essendo ancora avviata, sembra non voler, ogni volta ci avviciniamo, ci sono e poi no. Questa è la volta buona, devi perseverare. Non devi farti prendere dalla noia. Questa grinta iniziale vedi di mantenerla per tutta la settimana, non permettere che il rilascio del 4 di spade e del 4 di coppe ti impediscano di lottare per arrivare a questa comunicazione che tu vuoi e anche a questa dinamicità che tu vuoi. È come se nella prima parte della settimana ci fosse una grande energia, nella seconda parte, la metà centrale, ci fosse il rilascio, la paura che anche questa volta vada male e alla fine c'è una richiesta di dinamismo, di muoversi, di movimento, di partire. Stai rimandando forse un po' troppo, forse ci sono delle alterazioni energetiche nel gestire una determinata situazione da parte tua. Un impeto iniziale, un fuoco iniziale e poi la perdita di interesse. Anche questo tuo atteggiamento va purificato. Vediamo che cosa vogliono dirti le carte dell'Ancient Feminine Wisdom. Questo è il riassunto della variante numero 1. Ci sono comunicazioni in arrivo inerenti a qualcosa a cui tieni particolarmente. Vorresti importi su una situazione o su una persona. È una settimana decisiva dunque questa che si sta per aprire, ma devi cercare di non bruciare troppe energie e di essere costante nei tuoi propositi. Se all'inizio della settimana infatti ci sono grandi propositi, col passare dei giorni l'entusiasmo si smorza un po', in particolare per le relazioni affettive o per i progetti che da tempo stai cercando di concretizzare o di portare avanti. Una situazione che stai vivendo forse non ti nutre in maniera adeguata. Se vuoi un cambiamento devi lavorarci tu e con costanza, senza permettere agli eventi di toglierti la verve iniziale. La guarigione della tua inquietudine passa per un taglio che potresti voler non fare e per un prendere una decisione, ma sei indecisa sul da farsi. In alcuni casi, a fine settimana, uno spostamento fisico potrebbe aiutarti a chiarire le idee. Cosa vuole dirti l'Ancient Feminine Wisdom? Allora, Eris è una carta molto importante per quanto riguarda i conflitti. La carta fondamentalmente ti dice, tu sai com'era il mito di Eris, che aveva la mela d'oro, a chi la deve consegnare questa mela d'oro? Ad Atena? Ad Afrodite? Oppure all'altra che non mi ricordo chi era? Ad Era, ecco, mi è venuto in mente. In realtà vedi che tu hai queste alterazioni di motivazione, seguite da magari quelli che sono appunto questi momenti in cui se ti ritrovi nella variante, se no ti invito a sceglierne un'altra, di forte demotivazione e però per via intuitiva tu già sai che cosa vuoi, magari non lo accetti. Dov'è la discordia? Dentro di te o fuori di te? E soprattutto a quale
degli aspetti tu vuoi dare la mela d'oro? A quale dei tuoi aspetti? Quello più empatico, quello più razionale, quello che magari è più grintoso? Se c'è un problema con qualcuno, se c'è l'attesa di una risposta, se c'è l'attesa di una situazione che si sblocchi, in realtà cerca di guardare anche quanto peso hanno avuto questi tuoi comportamenti in una situazione, e potresti capire anche che magari il disequilibrio viene dalla tua indecisione. Perché fondamentalmente ricordati che nessuno è così cattivo da volere il tuo male a prescindere, nessuno. È tutta una questione di comunicazione. Hai detto con sincerità ciò che desideravi al partner? Hai recepito con sincerità ciò che il partner desiderava? Oppure sul lavoro? Oppure in un'amicizia? Se lo hai fatto, non devi temere di scegliere. Se non lo hai fatto, ti sarà richiesta dinamicità mentale in seguito a una notizia, però è tutto sensibile di come tu hai stretto il vincolo con l'equilibrio interiore. Guarda la singolarità. Prima ancora che cercare l'equilibrio con gli altri, cerchiamolo con noi stessi. E cerchiamo di portare equilibrio agli altri. Come vedi, qui c'è una parte intuitiva che offre una parte, una mela, una parte razionale che offre una parte, una mela a una, ce la farò a dirlo, una parte intuitiva e razionale. E qua invece c'è un sentimento di discordia che offre una mela per portare discordia. Vedi dov'è che si è defocalizzato il tuo obiettivo? Come puoi portare pace o discordia attorno a te se non hai chiarito se vuoi pace o discordia? È importante questo concetto. Ti ringrazio per aver seguito questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva. Passo alla variante 2. Variante B, avventurina. Vediamo per te che hai scelto la variante B dell'avventurina, che cosa porta la settimana dal 2 all'8 maggio. Quali saranno le energie della settimana dal 2 all'8 maggio per te che hai scelto la variante B dell'avventurina? Ok, vediamo un po'. La giustizia, l'appeso, la torre. Caspita, lavorate tutti sodo questa settimana, eh? Beh, alla fine ci deve essere un motivo, un periodo di grande cambiamento, eh? La giustizia sull'appeso. È una settimana dove potresti misurarti con un insegnamento legato al karma, la giustizia più l'appeso. Mi fa pensare proprio ad un qualcosa che si rivela o si ribalta anche in virtù di quello che è un insegnamento che hai rimandato per troppo tempo. La torre è una presa di coscienza, l'appeso è un cambiamento di punti di vista. Una settimana nel quale rivendichi anche un po' quelle che sono le tue scelte e maturi l'idea di avviare una forte destrutturazione del mondo che hai intorno. Vuoi cambiare lavoro, vuoi cambiare partner, vuoi cambiare la tua situazione, ma è come se ti sentissi in trappola.
c'è molta similitudine, vuoi per le connessioni astrologiche che abbiamo con la variante 1, ma laddove la variante 1 si arrendeva, tu no, tu non ti arrendi, ti spezzi ma non ti pieghi. La carta della giustizia è una carta di nutrimento, torna il tema di nutrimento, ma anche una carta di vincolo, di matrimonio, di unione, di vicinanza. La carta dell'appeso è una carta di solitudine. Ti senti solo, ti senti sola all'interno di un qualcosa dove in realtà dovresti avere un equilibrio. La torre, fai attenzione, in fine settimana potrebbero esserci anche pesanti litigi con qualcuno vicino a te. Oppure potrebbero esserci delle parole dette sull'onda di insoddisfazione che, anche se sulle prime non causano niente, in realtà mettono in moto un qualcosa che poi nel tempo porta a una destrutturazione. Questa settimana capirai che cosa è bene per te. Sì, è la settimana nella quale realizzi. La torre è un lampo di genio, un'illuminazione, un colpo di fulmine. Un qualcuno che ti si rivela, un'illuminazione improvvisa, ce la vedo di più però. Che ti fa capire dove hai sbagliato, perché ti senti in trappola. E ti fa capire anche il come fare per uscire un po' da questa rete. Vediamo cosa vogliono dirti i minori. La regina di spade, sì. La regina di coppe. Il sette di coppe. Se fossi un terrorista ti direi che abbiamo un crollo e un'illusione. Ma in realtà io voglio cercare di darti un messaggio positivo. E guardo questa carta qua, tu sai quanto io apprezzi questa carta qua, la regina di spade. Non è che ti crolla un'illusione, è che tu trovi il coraggio per demolire un'illusione. Probabilmente prima a livello mentale, non dico che tutti coloro che stanno guardando questa versione nella prossima settimana demoliscono qualcosa, magari iniziano a demolirlo mentalmente, poi la concretizzazione si avrà più in qua. Ma come fa una regina di spade a diventare regina di coppe? Ribalta la prospettiva, prende una decisione chiara su una situazione che lo limita o la limita. Come ti ho già detto prima, la variante 1 aveva più o meno la stessa energia, aveva un impeto iniziale, ma andava alla resa. Tu no, tu sei un guerriero, sei una guerriera, tu combatti. Abbiamo un Mercurio retrogrado, ragazzi. Quello che si può fare è cercare di limitare i danni. O ogni volta, 3 o 4 volte all'anno ci tocca. Questo è il riassunto della variante numero 2. Potresti doverti misurare con un insegnamento karmico questa settimana. Hai rimandato per troppo tempo una presa di coscienza. È una settimana dove dovrai rivendicare alcune scelte e maturare una profonda destrutturazione, un ripensamento di quello che è il tuo microcosmo. Non ti vuoi arrendere e questo è giusto. Ma ci sono una o più situazioni che ormai vedi come limitanti. Una storia, un lavoro, un'amicizia che devono cambiare necessariamente. Sul finire della settimana fai attenzione, potresti discutere anche in maniera animata con persone vicino a te.
Questa settimana inizierai a comprendere che cosa è davvero meglio per il tuo domani, al di là di illusioni o bisogni indotti. Una improvvisa illuminazione, infatti, ti farà comprendere dove potresti aver sbagliato e dove devi direzionare le tue energie per costruire un domani che sia più funzionale alle tue aspettative. Vediamo un po' che cosa vuol dirti l'oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom. Guarda, la giustizia è tornato due volte, Temis, la carta della giustizia. Quanto è giusto ciò che ti è intorno per la tua crescita? Ci sono situazioni che devono essere risolte, soppesate, vecchi sentimenti che sono ancora presenti nel nostro vissuto odierno. Non dico vecchie persone, vecchi sentimenti, insoddisfazione o magari voglia di fare o dare di più. La giustizia viene dall'unione fra sfera sentimentale, sfera razionale, sfera intuitiva, emotiva, più che sentimentale, sfera razionale. Ed è da qui che sorge l'idea della ragione, quindi tecnicamente dovrebbe sorgere l'idea di un diritto. Quali sono i tuoi diritti? Perché permetti che siano, che prendano una direzione che non è quella che tu vuoi? C'è una necessità di equilibrio. Forse sarò un po' brutale a dirti così, ma se per trovare questo equilibrio devi prendere a martellate un muro e buttarlo giù, fallo. Ti ritroverai poi tutto il bene di questa scelta. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante, un po' più breve, come ti ho detto. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuti. Passo alla variante 3. Variante 3, Corniola. Vediamo per te che hai scelto la variante 3, che cosa porta la settimana dal 2 all'8 maggio. Per te che hai scelto la variante 3, che cosa porta la settimana dal 2 all'8 maggio. Ok, vediamo un pochino per te che hai scelto la variante 3. Il diavolo, l'appeso, la papessa. Un ritorno? Sarebbe la prima cosa che mi viene da pensare. Ma il diavolo non è solamente una carta di ossessione, di mancato rilascio di una situazione. L'appeso non è soltanto una carta di oppressione. Sono anche carte che possono parlare di un'entrata di denaro. Sono tre carte che fanno riferimento al denaro: papessa, peso e diavolo. Forse c'è una necessità di avere denaro, e se così fosse, alla fine della settimana con ogni probabilità il denaro arriva, non a vagoni, però comunque arriva. La papessa è un'accumulatrice. Il diavolo può essere il momento nel quale stiamo cercando di capire come uscire da una situazione. Dobbiamo usare una strategia diabolica per ribaltare, come dice questo appeso, una situazione. Ma ci sta anche che tutto questo esuli dal contesto denaro e si possa proiettare in quella che è la sfera emotiva. In questo caso si parla proprio di ritorno. La papessa è una carta di memoria. Il ritorno potrebbe essere per scritto. Il ritorno può essere anche di una situazione, non solo di una persona. Qualcosa che si era arenato improvvisamente riparte. Diavolo, appeso e papessa sono tre carte molto forti. E ci potrebbero anche parlare del fatto che si sblocca un qualcosa che tu attendi da tempo.
soprattutto se stiamo parlando di un qualcosa che deve portarti beneficio economico. Quindi è un qualcosa che alla fine, nonostante parta da una situazione di mancanza, viene compensato da un improvviso sbloccarsi. Può essere anche mentale tuo, può essere il frutto del lavoro che hai fatto. Però fai attenzione un po', questa ossessione per il denaro non va bene. Anche se tu avessi bisogno, sappi che l'universo, nel momento in cui hai compreso il perché hai l'ossessione per il denaro, che non è figlia della necessità. Perché ci sono persone che hanno molto denaro, ma hanno la stessa ossessione che in questo momento potresti provare tu, o per i beni materiali in generale. E quindi non è figlia della necessità. Nel momento in cui lo comprendi, l'universo ti dice: ok, l'ho compreso, ti do. Per altri questa ossessione potrebbe essere per un ricordo, per un qualcuno che non abbiamo dimenticato, sappi che sta pensando di comunicare con te. In generale però vedo lo sblocco di una situazione con un accordo finale, che poi energeticamente avviene questa settimana, ma può proiettarsi nei fatti anche nei giorni successivi, ci mancherebbe. Però è una carta che parla di quella che può essere appunto un avvio di un qualcosa, di una situazione che ci causava appunto un senso di mancanza o del ribaltarsi più che dell'avvio. Vediamo che cosa vogliono aggiungere i minori. Allora, il re di bastoni. La regina di coppe e il tre di spade. Potrebbe esserci un qualcuno che è poco pulito nei tuoi confronti, che si spaccia come buon consigliere, ma che in realtà poi volge in quella che è una persona capricciosa, che magari ti si rivela poco corretta o corretto se si tratta di un uomo. In altri casi devi stare attento, c'è qualcuno che sta cercando di tenderti un po' un tranello, sta cercando di far leva su quella che è una tua passione o su quello che è una tua mancanza, una tua carenza del momento, per volgere una situazione a proprio vantaggio. Devi fare attenzione a questo. Ma non dobbiamo vedere il 3 di spade come una carta eccessivamente negativa. Sì, è una carta che parla di tradimento, parla di delusione delle aspettative, ma è coadiuvata da una papessa. Quindi questa delusione delle aspettative fondamentalmente può riguardare una fuoriuscita di denaro importante o può riguardare magari una, appunto, un voltafaccia di un qualcuno a cui siamo legati o un improvviso volgere di una situazione. Però dobbiamo guardare anche le due carte come allegoria dell'individualismo. In questo caso non sto cercando di indorarti la pillola. In questo caso però ci vanno a parlare del fatto che con ogni probabilità è una settimana nella quale ti renderai conto che quelle che sono le persone intorno a te non ti servono, non ti sono funzionali a quella che è la tua via, e quindi di conseguenza potresti un pochino tirare i remi in barca e startene da solo, da sola, cercare l'introspezione. Non mi piace chiudere la lettura con un 3 di spade. Voglio vedere perché esce la carta del 3 di spade, a cosa fa riferimento.
l'asso di denari. Sì, è l'allontanamento da qualcuno, da qualcosa che non ti serve più, è indispensabile per la tua rinascita. Ricordati che nessuno può essere artefice del tuo successo se non te stesso, te stessa. E qualora anche tu ti appoggiassi a qualcuno che ti dà sicurezza, in realtà se non lo sei tu, è difficile che tu possa poi nel tempo riuscire a mantenere un equilibrio in una situazione. L'esempio classico è la persona che si sposa per soldi, alla fine crolla perché, anche se non rompe la relazione, comunque si prende tutte le libertà di questo mondo, perché alla fine non si è sposato o sposata per amore, si è sposato per soldi. Ecco, tu forse stai proiettando un po' troppe aspettative nelle persone attorno a te. Devi metterti in gioco in prima persona. Devi rivendicare la tua memoria, il tuo rango, la tua importanza e soprattutto il tuo individualismo. Situazioni che si rompono possono essere di tipo sentimentale, lavorativo o anche semplicemente progetti che rilasci. Per alcuni, ripeto, potrebbe esserci una comunicazione che fa capire che è ora di interrompere un atteggiamento o di interrompere un progetto che ormai è diventato sterile, non dà più niente. Però è la settimana dove scoprirai il tuo valore, dove capirai il tuo valore. Vediamo cosa vuol dirti l'Ancient Feminine Wisdom. Questo è il riassunto della variante numero 3. Forse sei in un momento in cui le tue risorse non sono stabili. Per la fine della settimana un miglioramento a livello materiale è possibile, seppur lieve, ma devi usare molta strategia e rilasciare il senso di insicurezza legato al denaro o alla materialità. Per alcuni arrivano notizie da una persona lontana o una situazione sulla quale hai investito molte energie si sblocca. In sostanza, una situazione si sblocca o si ribalta a tuo favore, ma cerca di rilasciare l'ansia e la preoccupazione. Ciò che ti è dovuto nel tempo ti sarà comunque dato. Fai attenzione ad una persona poco sincera o troppo esigente che è vicino a te e anche a quelle che possono essere spese improvvise. Rilascia ciò che ti limita, atteggiamenti, progetti, situazioni, persone che possono magari limitare quella che è la tua voglia di espanderti, quella che è la tua voglia di costruirti una dimensione che ti risuoni di più. Vediamo un pochino che cosa vogliono dirti. Alcesti, devozione. La generosità, la devozione e l'altruismo sono sentimenti importanti e devono essere coltivati, ci dice la carta. Ma quanto sacrificio ti costano? Devozione è il mantra della carta. Gli atti di dedizione e di sacrificio devono essere compiuti in piena libertà. Anche la papessa è una carta di sacrificio. Quanto ti costa sacrificare il tuo individualismo? Non cedere alla tentazione di dare troppo. Dare troppo è sempre sbagliato. Tu stai dando troppo a qualcuno o a qualcosa che non sta ricambiando. E quindi tu sceglierai di fare un taglio. Oppure stai dando troppo ad una causa che sta ricambiando, che non sta ricambiando e che potrebbe sciogliersi nella settimana, ma è un qualcosa che, come vedi, non ti dà ciò che chiedevi. Dare troppo è sempre sbagliato. Bisogna dare con consapevolezza, bisogna imparare a dare come imparare a ricevere. Io ti ringrazio per aver visto questa variante, un po' più breve, te l'avevo detto nell'intro. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva. Passo ai saluti finali.
Le nostre tre varianti ci hanno raccontato come sarà l'energia e quali saranno gli eventi principali della settimana dal 2 all'8 di maggio. Ti ricordo che il 7-8 maggio Cronos sarà live a Pisa. Ti darò poi maggiori dettagli sulla community per questo evento. Sappi che ne stanno arrivando altri. Si prepara un'estate scoppiettante, meravigliosa. Bene, bene così, ci vuole il contatto con la gente, mi piace. Io ti ringrazio per aver seguito questa video lettura interattiva e ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Nella provincia di Pisa potrai salire fino alla minchia. Il debutto del nuovo layout che ha vaffanculo. Il nuovo layout della Lucerna di Cronos. Un layout che ha ricevuto vaffanculo. Un layout che è piaciuto tantissimo. Vaffanculo. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è all'8 di maggio. La settimana che segue quella della settimana dal 2 all'8 di maggio. La settimana che vede la minchia. Nuovo layout. Il nuovo layout ha riscosso un notevole successo tra la cazzo. Niente entusiasta, e anche entusiasmante direi per me. Vaffanculo. 8 di maggio. È la settimana che segue il debutto del nuovo layout della Lucerna. Ma è affanculo! Ha riscosso molto successo. Vi ringrazio tutti per aver... Vaffanculo. Il nuovo layout è stato accolto con molta, molta, molta... Mi sfugge la parola, vaffanculo.